Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di SOP. Ve li ho formato un pochettino visto che qui c'era quello che risponava più o meno come quello all'inizio dello scenario, che c'era quello con la pala, la caldaia. Qui c'è il tipo con il poliziotto che dà lo stessi più o meno ergo, e ho messo il mio buon martellone. Ok, adesso andiamo a cambiare, rimetterci l'altro, così almeno siamo a posto e proseguiamo per la nostra storia. Adesso noi dobbiamo andare di qua e, purtroppo la torre non è accessibile al momento da qui, oddio, però questo non ci toglie che possiamo comunque fare in modo che i colpi arrivino qua, perché noi ci dobbiamo tornare in un secondo momento, purtroppo non subito, e fa fare, poi dopo li facciamo rispawnare, non preoccupate. Vedete, adesso devo prima far rompere questi sperando che ci dia una mossa, perché dopo non possiamo più farlo. Aia. E quindi accidenti, dai, ok, siamo qua, bella, si dia una mossa, mamma mia, ho avuto paura. Ah cazzo, devo fare, vabbè, anche lui può romperli, ecco, posto, l'ha rotto. Poi andiamo nell'altro, chiudiamo, perfetto, ce li facciamo rompere, così prendo, non tutti ci sono, a porca vacca, perfetto, vedete, non tutti ci sono. E dopo quando ci torno... purtroppo... Ok, possiamo andare via assolutamente, perché dobbiamo andare immediatamente in un posto a prendere tutte le cosine. Ok, andiamo qua. Dopo le farfalle le faccio rispawnare tutte, non vi preoccupate. Adesso andiamo, cosa importante, qua. Ah, c'è la passion lock. Vaffanculo. Vai. Ma allora, dillo che ce l'hai con me. Ecco, a posto. Apriamo qua. Ottimo. Questo è da dare dopo al tipo. Allora, con calma, adesso ci rigeneriamo. E dobbiamo andare sopra, in un altro posto. Allora, adesso non mi ricordo assolutamente dove fosse. Adesso lo fa fare, ci pensiamo poi, perché tanto devo ritornarci qua. Andiamo qua, prendiamo questo. Allora, intanto facciamo questo qui, se ci riusciamo. Ok. Chi è stato? Accidenti a lui! Maledetto! Ok. Prendiamo questo. Prendiamo questo. Andiamo così. Allora, dov'è il posto? Porca miseria, qui c'è sempre un casino. Non mi trovo mai quando mi devo cercare le cose. Dovrebbe essere da queste parti qui, per andare al nuovo santuario. Allora, di qua ci siamo venuti e adesso ci arrivo, è perché sono sotto stress. Porca vacca. Allora, qui ci sono 5 farfalle, mi sembra, una roba esageratica. E quindi dovevo fare più un boss, cioè c'è di tutto, cioè. Allora, qui il boss è qua. Allora, devo trovare un posto per risalire, perché dobbiamo andare non dal boss secondario, che è questo, ma dall'altra parte. Allora, qui prendiamo, intanto qui c'è un'altra farfalla. Eccola qua, deve salire qui. Dopo le farfalle le facciamo spawnare tutte, non vi preoccupate. Andiamo qua. Perfetto. Però proprio liscio da panico. Adesso che siamo qua, siamo più tranquilli. Leggiamo questo. Bene. E con calma cerchiamo di far tutto, perché sono tutte cosine da prendere prima di arrivare al santuario, perché scusate, ma il lock come al solito fa come il cazzo gli pare. Vabbè, intanto li abbiamo ammazzati due, siamo qua, qui ci rigeneriamo, oddio. E adesso lo shortcut, sto pensando, scusate, riguardo la mia guida, perché non mi ricordo un cazzo. Ok, un bel casino, va bene, andiamo giù qui, poi andiamo qua. Sì, arrivo dopo da lei, signore. Non si agiti, che mi ha urlato già dietro. Ok. Qui facciamo semplicemente così. Ok. E qua. Ecco, così. Cercando di fare non come ho fatto io, ma di rotolare possibilmente. Salve, signora, io non è che... Porca vacca. Ok. Farei così per sicurezza, che gli spazi sono angusti, non vorrei finire di sotto. Ale, e cosa c'è, signora?
Oplatta, vai giù? No, sì, è andata giù. È stata molto carina. Signore, salve. Signore, cioè? Mi ho preso nel cervello proprio. Mi ha fatto male? Ok. Adesso abbiamo un sacco, ho messo un sacco di punti per livellare in sviluppo, quindi abbiamo un sacco di mana per il braccio. Allora, dobbiamo fare due o tre cosine, e adesso le faccio, eh. Io vorrei, peccato che non ci sia la pausa, perché certe volte vi voglio guardare un video ed è un casino. Sarà divertente perché dobbiamo tornare di qua e scendere stavolta. E c'è anche un ponte che si rompe, che sapete cosa succede quando io vedo un buco, vero? Mi ci infilo dentro la pesce proprio. Ma porca vacca. Ok. Ma porca, signora, mi ha fatto perdere un cazzo di colpo. Non si fa così, maleducazione. Potrebbe cadere gentilmente giù. Brava signora, così si fa. È tutta stata una cosa. E perché va che aspetta un... Mamma mia, ma come sono... Ma che cazzo, è uscito sul giornale che stavo arrivando. Porca, che un braccio qui. Ah, santa miseria. Oh, porca vacca. Ok. Signore, grazie. Almeno così un po' mi rigenero il braccio. Allora, qua... c'era qualcosa che io mi ricordo. Ero venuto qua, lo scorso anno per fare... Ah, adesso capisco. I signori, allora, aspettate, quanto posso andare qui? Senza... Mamma mia, cosa mi ha fatto. Ok, vediamo un po'. Tac. Perfetto. Tac. È stato un piacere. Poi, non è mica finita, il... Non è che io andassi qua, sarebbe stato molto più saggio, io direi. E qui dove si va? Ah, qui si va da uno stronzo. No, che fine, adesso siamo stati tutti carini con me, non preciserei. Ok, poi qui c'è una cassa che vorrei prendere, però prima di far ciò c'era anche uno appeso, che io non so dove sia. È stato ah, ecco, lo vedo. Però non è cliccabile. Se io facessi così senza troppi indugi... Però... Ecco. Così già mi è piaciuto di più. Adesso il signore, con calma, potrebbe venirci qua. Sì. Ok. A posto. Il signore... è stato di mio gradimento. Adesso possiamo andare là a prendere la cassa, però devo stare attenti perché c'è un tipo che barcolla. Allora io mi metterei in una posizione a me favorevole per prendere sto stronzio. Mi devo fare andare qui, vero? Ok, si calmi signore. Porca vacca, mi ha smerdato. Non si fa così, maledizione. Mi ha inzaccherato tutto. Ok, possiamo prendere questo. Oddio, sono tutto in zacchera. Perché coccio di zacchera? Ok. È stato carino alla fine, dammi questo. Qui non c'è niente, vero? Ok, adesso dobbiamo prendere un altro scrigno. Credo di ricordarmi. Andiamo di qua. È un bel percorso questo, eh. Irto di ostacoli. Adesso c'è una cosa divertente. Perché nella prima run io l'ho... sì. Facciamo che guardiamo è meglio. Salve, signore. Molto piacevole vederla. Qua dobbiamo assolutamente cadere al centro. Quindi facciamo così, appunto. Capite come si cade al centro? Perfetto, così si cade al centro. Allora, dovrebbe essere... Io sono al centro, eh. Dopo vediamo quante volte cadrò ancora. Ok, calma. Oh cazzo. Oh, mamma mia. Mi ha fatto penare, ma veramente tanto. Ok. Cioè, la cosa divertente è che io sono morto praticamente allo Stargazer. Che cosa divertente, vero? Mi sta sbaccarando proprio. Ma porca vacca. Vabbè, saliamo che è meglio. E rivediamo anche 22.000 solo. Lo so, metterò... Non lo so neanche io, sinceramente parlando. Non ne ho idea di dove mettere i punti ormai. Vediamo un po', ci penso, vediamo dove potrei metterli. Aumenta livello, vita, ma è l'unico punto che mi viene da pensare questa.
perché non saprei dove impiegarli al momento. Apriamo lo shortcut, perfetto. E dobbiamo prendere, che siamo all'inizio, dobbiamo prendere quell'item qui sotto. Per prendere l'item qui sotto basta far così. Ok. E da qua siamo a posto. Poi facciamo così. Facciamo un attimo così. Salve. Il marroni adesso che proprio non è aria, signore. Allora, metto un attimo qua e guardo il mio video e vi dico. Adesso è una questione di palle. Perché no, che me le faranno girare, per carità. È proprio che dobbiamo. Sì. Guardate che è meglio. Cioè, le video parlano da solo, insomma, le immagini parlano da solo. Diceva quello che. Come va, signore? Ma porca vacca! Ma perché devo sempre. Non lo so. Ecco, così non rompo più maroni. Catalizzatore. Allora, è da valutare una cosa, perché qui questo amuleto dice aumenta l'attacco in proporzione al numero di slot favolo, ok, e mi va anche bene, devo capire cosa vuol dire, se è il totale di tutti i slot o no, però c'è un Ongono P che permette di avere uno slot favolo o addirittura due aggiuntivi. Questo, se fosse vero, che inciderebbe con l'anello, incrementerebbe il mio dot, il mio dot, oh, porca troia, per parlare, il mio danno, non il mio dot. Adesso guardate, qui ci sono delle palle che stanno pallando, e quindi insomma sì, il farfalla è qui adesso, però prima dobbiamo andare qui. Non si è attivata, vero? No, lei se facesse quella fine lì mi piacerebbe in modo particolare. Se la facesse anche adesso, ce la facciamo, vero? Ok, allora aspettiamo che la palla arrivi e mi butto a pesce. Andiamo, che la farfalla è qua. E io ce la faccio, porca di quella puttana, mi sono fatto un male cano. E vabbè, tiriamo il coso qua. E adesso è un. Sì. Allora, palla dati una mossa. Grazie. Volevo dire che è un. Nevrotico casino. Farcela. Allora. C'era qualcosa che dovevo fare qui. Qui non c'è niente. Guardo, scusate, perché sono un po' nevrotico, lo so. Ma insomma, c'è un po' di casini. Qui arriva qua e la palla arriva là. Ah, ecco dove devo andare, scusate. Mi ricordavo che devo fare qualcosa, però porca vacca. Eccoci qua. Perfetto. No, aspettiamo ancora, va, perché devo arrivare là, però c'è anche la farfalla. Ok. Ok. Allora che prendiamo tutte e due. Porca vacca, perfetto. Ci siamo. Venga, venga, signore, che tanto io ho tempo, vero? Oh, porca vacca. Ecco qua. Adesso, qui mi ricordavo il casino. Perché esce la farfalla praticamente dietro questa roccia. E io morirò. Quello che succederà, questo sarà. Pronti a fare la figura di merda? Sicuramente sì. Allora, mettiamoci qua. Ok. Prendiamo questo oggetto. Dai, 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 dai. Però sei stronzo, eh. Ma tanto, tanto. Ok, adesso prendiamo questo oggetto. Aspettate, dobbiamo andare lì. Perfetto, ci buttiamo giù qua. Oh, mi sento già più tranquillo, più, non so, mi. Sì. Allora, la farfalla non era là dove dicevo, ma è qua. Scusate, ma purtroppo la memoria è anche fatica a avercela a mia età. Allora, dobbiamo prendere quell'item lì. Ok, aspettiamo che arrivi la palla e andiamo qua subito. Ok, presto, 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 benissimo, e questa è fatta. Poi adesso dobbiamo salire per questa direzione qua. Aspettiamo la palla, vai, veloci, 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 ciu, ciu, ciu. Ta. Ecco qua. Ok, farfalle per adesso fuori pericolo. Poi what up? Ok.
Ok. Perfetto. Sono riuscito a recuperare tutto la colla del burattino. Oh, è divertente, è stato proprio uno spattaccamento senza fine. Adesso c'è il signor lo so Yogi, insomma, che ci sta aspettando con tanta demenza. Salve signore. Opla. Adesso facciamo così perché tocca a me. Tac. What the? Perfetto. Benissimo, signor Rosso, è vero piacere per me prenderla da dietro, perché lei si fa tutto il suo cammino e io almeno non ho problemi. Non mi ha lasciato un cazzo, ma è un barbone, signor Rosso. Non so barbone! E vabbè, già prendiamo questo. Vediamo un po' cosa c'è. Malfunzionamento. Potrebbe essere una cosa molto interessante se io la cliccassi nel punto giusto. Dunque, più fammele vedere quelle cazzo di cose. Dov'era adesso? Malfunzionamento c'era scritto. Malfunzionamento ARC. Cioè, peggio di quella che abbiamo? Sono tanto felice. Ma porca vacca, ma com'è possibile? Oddio. Quanto pare sì. Cioè, a parte la resistenza al malfunzionamento, che è quella più alta, per il resto tutto basso. Essendo un +1 mi aspettavo, beh, anche la nostra è un +1, però mi aspettavo qualcosa di veramente diverso, perché questa pesa tanto in meno. Danni fisici 0,91 potrei anche provarlo, ma 205 di resistenza alla scossa, proviamo, dai, giusto per stare un po' più leggeri, larghi. Vabbè, comunque sia, è andata, e adesso cosa facciamo? Così? No, era il salto, l'ho sbagliato, vabbè. Adesso andiamo lì, c'è lo shortcut, è una cosa molto importante. Ok, perfetto. Lì c'è un item da prendere. E siamo a due passi dal mare. Qui c'è lo shelter per il santuario. Dopo io lo prenderò assolutamente. Allora, adesso sarà un incubo andare avanti adesso, perché c'è un... Ma vado a prendere un cazzo, signore, non si fa così però, ecco, scusi. Insomma, sto parlando, Ok. Grazie signore, non si fa. Ecco qui. Porca vacca. Tac. Perfetto, mi è piaciuto tanto. Eccoci qua. Tutto squacquerato. Eccolo qui, prendiamo questo che lo butto. All'arma, sì, è un'arma che potrebbe essere anche interessante. Lama della lancia lunga della città. Beh, la lancia lunga sarebbe anche interessante usarla. Ok, perfetto, questo è molto buono. Adesso il problema di base è che qui c'è il tipo che abbraccia, che ci rincorre la tosse, scusate la tosse. Allora, io ricordo che lui era debole all'impatto, quindi noi di impatto cosa abbiamo? Un impatto abbiamo questo, forza motrice B e D, va bene, penso che posso provarci, non sarà per niente facile perché siamo nel plus, e vediamo come fa. 900 mi sembra abbastanza, dai, vediamo. Oh, porca vacca, non ti grattare il culo, si è grattato il culo. Oh, mi fa piacere. Ma com'è possibile che si sia grattato il culo? Ok. No, mi abbracciare, no, sono allergico agli abbracci. Sono Natale e il mio compleanno, grazie. No, ci provare proprio. Ok. Perfetto. Amuleto del salto. Sì, il salto in banco. Ma che cazzo di salto è l'amuleto del salto? Che, volevo dire, mi è uscita male, insomma. Amuleto è l'amuleto del salto. L'ho perso. L'amuleto della forza, l'amuleto del malfunzionamento, della tecnica, del portatoro, del salto sarà qua, dai, insomma, della vita, del salto. Aumenta l'energia massima. Non abbiamo il +1 noi? Ah. Mi sembra giusto che mi abbia dato la solita inculata. Vabbè, è stato un piacere e adesso possiamo andare avanti. Qua. Perfetto. Quanto pesanti sono? 46, neanche tanto. Perfetto, bottiglia.
dopo tutto quello che abbiamo usato, mi dà la bottiglia. Porca vacca. Eh no, quel cortino sbagliato. Niente. Qua rimettiamo le nostre rotelle che le abbiamo fuori posto. Eccole qui. E adesso possiamo andare tranquilli alla torre. Finalmente siamo alla torre. E finalmente possiamo andare alla torre. Vedete che qui siamo dove eravamo prima. Però siamo nella situazione più rialzata. Adesso qui ci andiamo dopo. Ricordiamoci che dobbiamo tornarci. Anzi, prendiamo prima questo. Salve. Ecco. Questo item, perché se no dopo me lo scordo, mi viene male. Andiamo su qua. Sali. E finalmente facciamo fuori il tipo. Tanto la roba sotto l'abbiamo presa. A meno che mi sia fuggito qualcosa, ma almeno quello in container l'abbiamo presa, quindi il problema non c'è. E qui facciamo così. Perfetto, signore. È stato un piacere. E siamo a posto. Facciamo così. E qua mi sembra ci fosse anche qualcosa. Così a naso da ricordare. Perfetto. Ottimo. Non è poco per un potenziamento di arma normale. Anche ne abbiamo tante di armi normali. Ok, andiamo qua. Perfetto. E siamo dall'altra parte. E qui mi va anche bene. Qui dopo dobbiamo proseguire. E mi va anche bene. Però dobbiamo andare assolutamente di sotto, perché dobbiamo aprire il passaggio, quindi con calma. Ok, signore, non sia, ecco, non sia astruso, insomma, io sono qua, eccoci qua. Che okay, bello. Io non è che vorrei sempre, però lo sapete cosa succede, sicuramente succederà. Apriamo. E adesso ci sarà molto da ridere, però lo faremo nel prossimo episodio, perché mi voglio rilassare un attimo, perché qui c'è da ammazzare un po' di gente e c'è da prendere due quarzi. Due quarzi di cui noi ne abbiamo già due, quindi sarà molto interessante nel prossimo episodio far tutto. Io questo qui non l'ho preso perché non mi ero proprio avvicinato. E dunque dobbiamo, in teoria dovrei aver resettato la zona prima, perché mi sono fermato al santuario, quindi le farfalle sono tutte salve e pronte per essere spawnate. Quindi ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like e un commento, mi raccomando, ci tengo, commentate per farmi sapere cosa ne pensate, e poi la sfida sottolessiva. Ciao ciao.